Allora, buongiorno a tutti. Oggi il mio saluto è a nome del coordinamento dei CPT della Campania, perché noi a rotazione uno dei CPT ha il coordinamento degli altri CPT. Ieri abbiamo parlato tantissimo di quelli che sono i dati del settore della crisi che stiamo attraversando, che è veramente una crisi forte, però non dobbiamo mai dimenticare che da noi in Campania l'edilizia è un settore veramente strategico, perché ha un peso sul PIL del 10%, quindi in linea con quello nazionale, ma un numero di occupati che rispetto al settore industriale è un'aliquota fortissima, cioè pensate circa il 40%, proprio perché da noi il tessuto industriale comunque è un tessuto meno importante di quello che c'è, diciamo, in ambito nazionale. Quindi è chiaro che il lavoro che bisogna fare per questo settore, per il settore dell'industria delle costruzioni, deve essere veramente importante da noi nel Mezzogiorno. I nostri CPT sono coordinati con avvicendamenti annuali ben dal 2002, quindi credo che questo è un coordinamento che veramente ha dato i suoi frutti, perché abbiamo anni di esperienza di questo lavoro di coordinamento, e l'obiettivo era proprio quello, nel rispetto dell'autonomia di ognuno di noi, di ogni ente, di armonizzare tutte le procedure delle verifiche, le verifiche nei cantieri, la consulenza, la formazione e l'informazione su tutto il nostro territorio regionale. Quindi un coordinamento tecnico-funzionale, un coordinamento che ci ha permesso poi nel tempo di avere lo stesso programma gestionale e avere lo stesso prontuario tecnico. Quindi questo ci permette di poter avere un confronto veramente costruttivo tra i CPT e di poter mettere insieme anche tutti i dati, perché siamo in grado quindi di poter aggregare tutti i dati delle attività dei nostri 5 CPT. Nel tempo abbiamo poi partecipato sempre in maniera costruttiva, e voi lo sapete, ai lavori nazionali, senza sovrapporci, ma potendo dare a ognuno di noi il nostro contributo e poi scambiarci le esperienze. Quindi questo ci ha permesso veramente di mettere a sistema il lavoro dei nostri CPT. Oggi abbiamo dei dati in cui vediamo che attraverso tutti i protocolli d'intesa che vengono stipulati con la direzione regionale, con la DPL, con enti appaltanti, imprese esecutrici, sono tantissimi, noi possiamo dare veramente un contributo sistemico per la crescita dei nostri enti paritetici. Quindi noi, io penso che siamo pronti proprio anche per la procedura dell'asseverazione, perché proprio il fatto di lavorare già insieme a rete ci consentirà allo stesso modo di affrontare tutti insieme l'asseverazione, di cui siamo in attesa di poter avere un modello unico al quale su tutto il territorio nazionale possiamo uniformarci. E d'altra parte vediamo qualche dato di quella che è stata la nostra attività. Nell'anno precedente abbiamo fatto ben 4.522 visite nei cantieri, abbiamo fatto 130 conferenze di cantieri e abbiamo coinvolto 1.410 lavoratori. Quindi dati che sono in crescita, importanti, perché dimostrano che l'attività dei CPT è sempre più forte, è sempre più radicata sul territorio e sempre più incisiva. Ma noi non ci fermiamo soltanto a questo dato. Su questi dati abbiamo fatto fare una elaborazione statistica, perché crediamo che quella che è la nostra banca dati possa essere l'avvisaglia di quello che è l'andamento del settore. Infatti noi, lavorando tutti i dati della DPL sulle notifiche dei cantieri, siamo in grado di capire immediatamente dove va il settore, in che maniera si muove, quali sono le categorie di opera in cui si lavora maggiormente. E questo dato ci consente quindi, prima degli altri enti, e quindi poi poterli mettere a disposizione, di capire dove va il mercato. Vediamo qualche dato. Per esempio abbiamo che nell'anno scorso, per tipologia di lavoro, abbiamo visto che nella provincia di Napoli le opere di edilizia industriale e commerciale rappresentavano quasi un terzo del valore complessivo, a seguire l'edilizia residenziale con un'aliquota bassissima di opere pubbliche, soltanto l'8,5%. Ecco, già questo è uno spaccato importante, perché ci fa capire in che maniera si sta muovendo il mercato. Ma ancora noi non ci fermiamo a questo, elaboriamo tutti i dati delle infrazioni per cantiere. Nell'anno scorso il dato aggregato era di 5,7 infrazioni per cantiere, il dato campano, mentre invece il dato nostro è un po' più alto, è di 7,2 infrazioni per cantiere, che noi siamo andati praticamente comunque a confrontare con il dato dell'anno precedente. È chiaro che questo è importante, perché ci dimostra se c'è un miglioramento o meno rispetto alle infrazioni medie per cantiere e anche rispetto a quella che è la nostra attività consulenziale.
però allo scopo poi di valutare gli effetti della nostra attività consulenziale, degli esperti ci hanno valutato questo indice di efficienza. Questo indice di efficienza della nostra attività in effetti va a elaborare i dati delle infrazioni per cantiere che si riscontrano dalla seconda visita in poi, cioè da quando comincia ad avere effetti la nostra attività consulenziale nei cantieri. Questo credo che abbiamo fatto quest'anno e peraltro ne abbiamo dato anche, ci sono le pubblicazioni perché pochi giorni fa abbiamo presentato questi dati alla Camera di Commercio di Napoli. Ecco, questo è importante perché ci fa capire praticamente laddove la nostra azione è più incisiva e in che maniera noi dobbiamo correggere anche quella che è la nostra attività. Vediamo qualche riflessione su questo indice che da noi è stato elaborato. Ma elaborate le infrazioni che si vengono a rilevare per tipologia di cantiere, ci siamo accorti che quasi la metà era riconducibile ad inadempienze di cantiere, un terzo invece equamente distribuito tra uso non corretto dei DP ed inadempienze relative ai ponteggi. Il focus di indagine, quindi andandosi, diciamo così, a focalizzare sulle visite successive alle prime, ci si è resi conto che il peso degli inadempimenti amministrativi tendeva ad assottigliarsi alla seconda visita, quindi l'azione aveva avuto la sua efficacia, mentre cresceva il peso delle infrazioni relative ai DP, agli impianti di cantiere e agli impianti elettrici. Dunque ci si è resi conto da questa analisi dell'indicatore di efficacia che i risultati più soddisfacenti li abbiamo ottenuti per determinate tipologie di infrazione e non per altre. Quindi risultava più difficile convincere gli operatori a rispettare le norme in materia di dispositivi di protezione individuale. Questa osservazione ci ha fatto riflettere e con questa abbiamo messo in campo praticamente un progetto che ci è stato finanziato dalla direzione regionale dell'INAIL, che attraverso delle tecnologie innovative permette, progetto che noi abbiamo chiamato progetto SISCA, permette in effetti di monitorare il controllo dell'utilizzo corretto dei DP da parte degli operatori nei cantieri. Attraverso tutta una serie di varchi materiali o immateriali, una serie di sensori e di centraline, si riesce a verificare in tempo reale e in forma anonima l'utilizzo corretto o il mancato utilizzo dei DP da parte degli operatori. Quindi in tempo reale, una verifica in tempo reale nel cantiere. Inoltre questo progetto è dotato anche di un sottosistema che permette il monitoraggio dei parametri ambientali in tempo reale. Questo è una cosa molto importante, perché se è vero che i dati infortunistici ci confortano, perché abbiamo visto che nel tempo comunque c'è stata una diminuzione notevole nel nostro settore, pensate, in Campania dal 2006 fino al 2010 l'INAIL ha verificato che gli infortuni sono diminuiti del 41%, quindi voglio dire un dato significativo. Non lo stesso non è vero per le malattie professionali, di cui si è incerti sul dato, ma che comunque sono veramente un problema rilevante. Ecco, noi attraverso questo sistema SISCA riusciamo invece ad avere il controllo in tempo reale dei parametri ambientali e quindi di poter mettere immediatamente in azione delle misure correttive quando questi parametri sono al di fuori dei range che vengono prestabiliti. Cioè praticamente attraverso questo controllo si misura il livello dell'ossigeno, ci sono i sensori per i gas tossici, ci sono ancora sensori che rilevano la presenza di composti organici volatili. Quindi veramente, voglio dire, una dotazione importante quando si lavora negli spazi confinati. Ecco, in quei casi veramente rilevante. Questo sistema, che attualmente è ancora in sperimentazione, ma è una sperimentazione che stiamo per chiudere, è stato già applicato in una galleria sulla statale Sorrentina, la nostra costiera, bellissima costiera che difficilmente riusciamo a raggiungere noi da Napoli e che comunque è meta di tanti turisti, e quindi abbiamo voluto proprio fare questa sperimentazione in spazi di lavoro confinati. E poi ora invece nei nostri due più grandi cantieri, uno ce l'avete qui a Piazza Municipio, la metropolitana, l'altro in Piazza Garibaldi, chi di voi è arrivato col treno, comunque sono i nostri due più grandi cantieri. Ma noi non ci vogliamo fermare, perché ovviamente i grandi cantieri come la metropolitana, la statale Sorrentina sono stati entusiasti e ci hanno accolto con grande favore.
perché chiaramente il sistema delle imprese, un po' in tutta Italia, ma da noi forse ancora un po' più accentuato, è formato da piccole imprese, quindi noi dobbiamo andare incontro alle esigenze dei piccoli. E allora che cosa stiamo facendo? Adesso faremo la sperimentazione in un piccolo cantiere di opere di restauro. Siamo per chiudere il protocollo con la soprintendenza. E in questo modo noi cercheremo di applicare questo sistema ai cantieri piccoli. Una volta riuscita questa sperimentazione, per la quale abbiamo avuto 15 mesi di tempo, il software elaborato da questa società che si occupa appunto di tecnologie e di informatica verrà dato a tutto il sistema imprese gratuitamente e le imprese dovranno esclusivamente acquistare le dotazioni tecnologiche. Per le quali però per l'adozione di questo sistema SISCA l'INAIL prevederà chiaramente di introdurlo tra le varie attività per le quali è previsto uno sgravio contributivo, così come pure stiamo lavorando con tutte le compagnie assicurative perché possono vedere nell'adozione di SISCA un elemento premiante nel momento in cui le imprese pagano le polizze contro i rischi e quindi tutte quante le polizze di cui noi ci dobbiamo dotare per la nostra attività. Questo è un progetto in cui abbiamo creduto molto perché pensiamo che attraverso questa sicurezza attiva, che noi chiamiamo sicurezza attiva, i preposti, i responsabili della sicurezza, i coordinatori possono avere un valido strumento di supporto al lavoro umano che è vero anche quando è fatto con altra professionalità, però può sempre in qualche momento avere delle incertezze o sfuggire qualcosa. Invece in questo modo no, perché nel momento in cui c'è un allarme immediatamente scatta, si va sul luogo, si viene a identificare qual è il luogo dove c'è questa anomalia e quindi si possono immediatamente mettere in campo tutte quante le azioni correttive. Per venire incontro al sistema, e con questo poi concludo perché poi c'è il filmato con il quale vedrete queste metodologie, ci siamo dotati di un camper che è qui, un camper aula, ed è in dotazione di tutti i nostri 5 CPT per un progetto che era stato fatto anni fa dal presidente precedente, quindi io ho accolto con grande favore l'attività fatta dai miei predecessori e come mi ha raccomandato più volte sia il presidente che il vicepresidente, insieme al mio vicepresidente abbiamo voluto valorizzare questo camper aula, lo abbiamo risistemato. Oggi con questo noi siamo in grado praticamente di fare attività di consulenza nei cantieri. Ci è sembrato un modo per andare incontro alle imprese, perché tante volte le imprese non vogliono distaccare i loro dipendenti per mandarli per eseguire corsi in aula, e questo è un modo per andare incontro alle esigenze di chi è in difficoltà, di chi si deve spostare nella provincia. Siamo noi che andiamo incontro a loro per la formazione e l'informazione, e quindi questo penso che sarà un altro modo per andare a supportare le imprese in questo momento di crisi così forte. Le ultime cose che vi voglio dire, non c'è qui l'assessore perché l'assessore è venuto ieri, ovviamente i 5 CPT con il coordinamento lavorano con l'assessorato al lavoro della Regione Campania, col quale oggi abbiamo in campo tre punti fondamentali, che al momento chiaramente sono seguiti da me come coordinamento, ed è quello per il quale loro hanno già previsto la costituzione di centri sperimentali di sviluppo delle competenze nel settore delle costruzioni. Cioè hanno immaginato la strutturazione di un sistema di formazione a rete su nostra sollecitazione che possa coinvolgere i nostri enti, le imprese, le associazioni di categorie, le università, gli istituti scolastici, per una dinamica progettuale realizzativa in grado di determinare un positivo impatto sul territorio in un momento di grave crisi occupazionale. Quindi è stato elaborato insieme, perché devo dire in questo hanno avuto parte molto attiva la Regione Campania, uno strumento innovativo di interazione e integrazione tra i diversi attori politico-istituzionali che sono sul territorio. Mentre invece siamo in attesa, c'è un lungo dibattito continuo con l'assessorato per avere questa legge regionale in materia di sicurezza sul lavoro, perché ad oggi abbiamo dei riferimenti nella nostra legge regionale numero 14, però abbiamo bisogno di una legge. Quindi su questo c'è un confronto continuo, mandiamo spesso degli emendamenti, ci sono incontri, scambi con gli altri CPT e cerchiamo quindi di avere anche noi un ruolo propositivo e attivo per l'emanazione di questa legge.
Ancora abbiamo chiesto all'assessorato, ieri non ho avuto occasione di incontrarlo, diciamo il piacere era oggi di ribadire che è stata fatta la richiesta di far partecipare il CPT ai lavori del Comitato Regionale di Coordinamento che c'è qui in Campania per le attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Credo che il nostro compito è quello di essere attivi e partecipare a tutte quante le commissioni che si occupano di sicurezza a tutti i livelli, comunale, provinciale, regionale, e quindi abbiamo sottolineato che anche se non previsto il contributo del CPT e quindi a turno di chi di noi è il coordinamento regionale debba essere considerato una condizione imprescindibile affinché la Commissione possa compiere un suo lavoro che poi abbia una vera ricaduta sul territorio. Con questo concludo perché già ho preso abbastanza tempo e spero che gradiate questo filmato che noi abbiamo proiettato in occasione del nostro convegno di presentazione del progetto Sisca e che possa poi, diciamo, essere un modello magari utile anche su tutto il territorio e possa essere arricchito anche dai vostri contributi. Grazie. Che diamine! La regola è quella, fare in fretta, fare tutto che sia pronto ieri. E fambressi, che sei qua? Ma se fambressi? Un mastro non sapeva che lo crea, un casco lo crea, un sapo, fabbrica non sapeva niente, fabbrica non serve. Poi si va a bascio, il problema se no... la roba se ne parla. Un momento di ci serve a fatica. Non ci serve che un dice si sta buono, si sta malamente, si ci stanno i tavoli, si sta casca, si sta a cin. Non se ne importa. E tu sai di una coppa perché è tutta campata a casa. I cantieri si vedono cose allucinanti, la televisione ogni giorno che ti dice è morto uno, due persone, tre persone. Perché muoiono tanta gente? Mica siamo in guerra, noi andiamo a lavorare. Il lavoro nero c'è sempre stato e ci sarà sempre, non è una cosa che potremmo lo ammettere. Oggi si piglia fatica con il ribasso del 30, 40, 50, ma come caspita si fa? Come si fa? Ma è assurdo, già quando uno piglia il 40% dei ribassi che ha deciso, fammi capire, ma come mai fai questa fatica? Cioè, come fai a dire, io ti faccio... dammi una scusa plausibile, mi ha detto tu, c'è che punto da mettere a forza un materiale scadente, mano d'opera scadente, tutte cose scadenti. Questo succede che al finale, non più cantiere, muore la gente. L'industria delle costruzioni rappresenta da sempre uno dei pilastri fondamentali dell'economia della Campania e in particolare della provincia di Napoli. In base alle rilevazioni dell'Istat, il valore aggiunto del settore nella sola provincia di Napoli si attesta intorno ai 2,4 miliardi di euro ed è pari a 5,6 miliardi nell'intera regione. Gli investimenti in costruzioni sono stimati pari a circa 9 miliardi di euro in Campania. Nella provincia di Napoli, secondo i dati della Camera di Commercio, sono attive oltre 27.000 imprese, mentre in cassa edile dal 1 gennaio 2011 si registrano 4.361 imprese. Gli occupati nel settore dell'edilizia in Campania sono 158.000, pari al 44,4% degli addetti in attività industriali. Da almeno 3 anni il settore delle costruzioni in Italia attraversa una fase di profonda contrazione, con un crollo del valore aggiunto che sfiora il 15% fra il 2008 e il 2010. La crisi non può però far venir meno l'importanza dell'investimento in prevenzione degli infortuni, sicurezza e formazione, dove invece i dati relativi alla Campania e soprattutto alla provincia di Napoli sono confortanti. Fra il 2006 e il 2010 l'incidenza degli infortuni indennizzati per 1.000 occupati in edilizia a Napoli è scesa da 15,4 a 9,9. Il Comitato Paritetico Territoriale, il CPT, della provincia di Napoli è stato istituito nel 1978, fra i primi in Italia, ed è costituito e gestito pariteticamente dai costruttori e dai sindacati di categoria ACEN, Associazione Costruttori Edili della provincia di Napoli, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILEA CGL.
con la missione di promuovere una cultura della prevenzione e della sicurezza nelle costruzioni, fornendo servizi di consulenza, di formazione e di informazione per i lavoratori e le imprese edili. Negli anni, il recepimento delle direttive comunitarie in materia di sicurezza sul lavoro ha reso ancora più preziosa la funzione del CPT, che assume anche un ruolo di confronto e di coordinamento con le istituzioni pubbliche e gli enti preposti alla sicurezza del lavoro. Il CPT di Napoli da sempre svolge un'attività indirizzata allo studio dei problemi inerenti alla prevenzione degli infortuni e al miglioramento dell'ambiente di lavoro in genere, anche mediante la pubblicazione di materiale informativo. Articolata è la gamma delle attività promosse a supporto delle imprese. Informazione e formazione sui temi della sicurezza, sia nei cantieri che in sede. Corsi di formazione per le maestranze in sinergia con il CFME. Pubblicazione di materiale informativo. Visite di consulenza ai cantieri. Nel 2011 l'attività di consulenza del CPT di Napoli ai cantieri si è concretizzata in 1.319 sopralluoghi in 649 cantieri. Le conferenze di cantiere hanno coinvolto 711 lavoratori. A conferma della validità dell'attività svolta dai tecnici del CPT, nei cantieri visitati si è riscontrata una riduzione delle infrazioni e delle inadempienze. Nel 2011, con il finanziamento dell'INAIL Regione Campania, il CPT di Napoli ha elaborato, avvalendosi dell'Enginfo Consulting e con la collaborazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di Ingegneria e Architettura, un innovativo sistema di sicurezza per i cantieri, denominato SISCA. SISCA introduce nel settore della prevenzione e infortuni nei luoghi di lavoro un concetto radicalmente nuovo, quello della sicurezza attiva, intesa come un insieme di sistemi intelligenti che agiscono in maniera preventiva. L'idea è quella di integrare le soluzioni finora indagate attraverso le norme regolamentari ed attraverso gli strumenti formativi, con tecnologie avanzate che possano migliorare le condizioni di lavoro. Il sistema utilizza la tecnologia RFID, Radio Frequency Identification attiva, che consentendo il rilevamento e la localizzazione di persone, automezzi e attrezzature presenti in cantiere e il rilevamento dei parametri ambientali negli spazi di lavoro confinati, individua situazioni potenzialmente pericolose, segnalandole immediatamente ed evitando il verificarsi di un incidente. Attraverso il semplice montaggio di speciali rilevatori collegati utilizzando il quadro elettrico di cantiere oppure il sistema Wi-Fi, è possibile individuare con l'integrazione di apparecchiature di sistemi telematici le zone pericolose o le attività a rischio. Queste situazioni vengono segnalate immediatamente alla centralina o al palmare per qualsiasi tipo di anomalia riscontrata in cantiere. In maniera analoga vengono integrati nel sistema SISCA anche i DPI, ovvero i dispositivi di protezione individuale usati dai lavoratori per esigenze tecnico-produttive del cantiere. Tali dispositivi consentono di verificare la posizione in forma anonima dei lavoratori, il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e allo stesso tempo l'eventuale presenza di polveri o gas nocivi. La prima sperimentazione del sistema SISCA è stata effettuata nel cantiere allestito nella Galleria della Sorrentina. Siamo all'interno del cantiere della SS 145 Sorrentina di Impresa SPA, dove stiamo realizzando una galleria che con la variante alla SS 145 Sorrentina che collegherà l'imbocco di Pozzano, dove possiamo vedere qui l'ingresso, e si sviluppa per circa 5 km fino allo svincolo di Seiano. Siamo stati ben lieti di aderire al progetto SISCA perché abbiamo avuto l'opportunità di monitorare in galleria gli ambienti di lavoro, la salubrità dell'aria, sia per tenere sotto controllo il monitoraggio delle polveri negli ambienti di lavoro e per tutelare pure maggiormente gli operai con il corretto uso dei dispositivi individuali di protezione. Cosa fondamentale per noi è stabilire o in galleria o in altri posti di lavoro quante persone in quel momento sono effettivamente presenti in quel luogo di lavoro. Attualmente la sperimentazione è in corso nel cantiere della metropolitana di Napoli di Piazza Garibaldi, nel quale sono stati impiegati un numero maggiore di sensori su una superficie più ampia, così da verificare le potenzialità di estensione del sistema. Che
Che cosa si fa se scatta un allarme? Beh, allora in quel caso, qualora non dovessero esserci già dei nostri preposti sul posto, visto le dimensioni del cantiere, gli stessi, nel momento in cui avviene la segnalazione, potrebbero recarsi sul luogo della segnalazione e quindi verificare cosa è successo e prendere i conseguenti provvedimenti. È importante per Metropolitana di Napoli lavorare in sicurezza? Beh sì, noi abbiamo già dall'inizio della costruzione della Metropolitana riguardato molto seriamente al problema della sicurezza, che è un problema di sicurezza per i lavoratori ma anche di sicurezza per l'impresa. I lavori sono difficili, sono complessi perché qui lavoriamo a profondità notevoli, le nostre gallerie sono a 30 metri sotto il mare e quindi siamo riusciti con questi controlli specifici che stiamo facendo a far sì che gli operai abbiano una garanzia. Per fortuna anche i risultati economici e i risultati di sicurezza dei lavoratori sono notevoli, infatti i nostri coefficienti sono nettamente inferiori a quelli medi nazionali. La sperimentazione è in corso anche nel cantiere della metropolitana di Piazza Municipio ed è in programma un'altra sperimentazione anche nel cantiere di restauro delle scuderie del Palazzo Reale di Napoli.